Siamo qui alla Caritas in compagnia di Simona Vella, che è la responsabile del personale, del volontariato di questo centro, dove siamo stati a vedere le diverse sale con le tantissime attività che qui si svolgono. Puoi elencarci un po' di queste attività? Allora, questa mattina abbiamo visto le attività prevalentemente legate all'ambito lavorativo. Infatti c'era lo sportello di orientamento lavorativo, che è uno sportello che aiuta nella ricerca attiva del lavoro. Quindi aiuta le persone che realmente probabilmente non sanno neanche da dove ripartire nella ricerca attiva del lavoro, vengono orientate nella realizzazione del curriculum, nella valutazione di alcune possibilità lavorative e vengono anche, diciamo, in qualche modo aiutate a comprendere quali sono le proprie competenze e orientarle al meglio nel mondo lavorativo. Lo stesso sportello ha anche attivato dei tirocini formativi, quindi dei corsi di formazione che in un secondo momento attivano dei tirocini formativi per dare la possibilità concreta di acquisire delle nuove competenze e poterle rispendere nel mondo lavorativo, quindi sia attraverso un corso, sia attraverso i tirocini finanziati proprio dalla Caritas diocesana di Gento presso delle strutture qui in questo stesso contesto. Lì, in questo momento sopra, lo abbiamo visto, era un laboratorio di sartoria che in questo momento è rivolto a sette donne, ma anche un ragazzo, sia italiani che migranti, con dei tutor e con un insegnante che appunto dà gli strumenti per poter approcciarsi a questo nuovo mondo e chissà, per acquisire delle competenze riguardanti questo mondo. Poi, in questo spazio grandissimo, nel pomeriggio prendono vita altre attività, numerose anche quelle, che vanno dal doposcuola, alla biblioteca Multietti, dal corso di italiano per stranieri, al centro di prenotazioni colloqui, per il carcere, e numerose altre attività. Ma soprattutto è l'anima di tutti i servizi della Caritas, perché ospita anche gli uffici dove gli operatori lavorano quotidianamente nel coordinamento e nella realizzazione di progetti che danno la possibilità di sostenere queste attività che vengono sì, sicuramente portate avanti dai volontari, ma che hanno bisogno di un coordinamento continuo e soprattutto la realizzazione di progetti che danno anche una sussistenza economica a questi servizi stessi.